Salotto blu vi è offerto da Oliviero. È sempre più grande, un nuovo reparto ancora più conveniente e ancora più assortito. Oliviero a Misano Adriatico è sempre il numero uno, anche su internet. Gli artisti del pennello, gli artigiani qualificati e affidabili per l'immagine della tua casa e della tua azienda, li trovi a Ravenna, telefono 0544 50 23 93. Centrale del latte di Cesena, ricotte di Romagna prodotte con acqua termale, così buone da lasciare traccia. Che a proposito di ambiente, stavo guardando gli spot assieme a lei, abbiamo anche lo spot sulle ricotte di Romagna, che sono le nostre... Squacquerone di Romagna, esatto, prodotto DOP. Esatto. Senta, gli chiedevo prima, l'Europa, sì. In realtà, che impressione si è fatto? Quanto conta nello scacchiere globale, oggi come oggi? Beh, l'Europa conta se è unita. Questo è il... Noi abbiamo di fronte delle sfide che hanno una dimensione globale, e se tu vuoi trovare delle soluzioni locali, la domanda e la risposta non si incontrano. Quindi prima si diceva dell'immigrazione, del terrorismo, dei cambiamenti climatici, del problema demografico, cioè sono tutte, per cui se l'Europa è unita, conta e tanto, anzi ha una missione, ha un ruolo nel mondo l'Europa. E l'Europa non deve diventare il museo del mondo. Cioè, noi non vogliamo che si venga in Europa per vedere quello che siamo stati, la civiltà, i monumenti, l'arte, siamo la culla, per l'alimentazione. Ma c'è una discussione in Europa su questo. Ci sono due idee. C'è la nostra idea degli italiani, di che è l'Europa delle persone, della gente che produce, che lavora, che crea, che fa delle cose. L'Europa manifatturiera. Noi veniamo da una regione che anche nella crisi sta uscendo dalla crisi grazie alle esportazioni, cioè perché ha la forza e il coraggio di aprirsi, non di chiudersi in se stessa, no? Quindi l'Europa che crea, che fa? Poi c'è un'altra idea d'Europa, che soprattutto penso all'Olanda, mi viene il porto di Rotterdam, no? Dove si scambiano e si vendono e si comprano merci che arrivano da altre parti del mondo, quindi una piattaforma commerciale. Allora, un'Europa di passaggio, di stoccaggio. Di stoccaggio. Allora, quella non è l'Europa che ci piace, che mi piace. Cioè l'Europa dove si scambia un prodotto che viene creato da altre parti. Quindi la piattaforma commerciale, no. Noi siamo per l'Europa dei territori. L'Europa della gente, questa Europa che ancora, nonostante la crisi, produce il 24% del PIL mondiale, ha delle potenzialità enormi. Nella misura in cui, ripeto, crede in se stessa, recupera le ragioni per cui i nostri padri fondatori, Schumann, De Gasperi, l'italiano De Gasperi, crearono a quei tempi il primo nucleo aggregativo, 1952, la comunità del carbone e dell'acciaio. Cioè questi grandi politici dissero, dopo le guerre, gli europei si erano uccisi fra di loro, mettiamo assieme il controllo del carbone, quindi dell'energia, sull'energia, per l'energia si fanno le guerre, e dell'acciaio, cieche, carbone e acciaio, cioè con l'acciaio si costruiscono gli armamenti. Per cui quella scelta lì, nelle contraddizioni, nei ritardi, nelle difficoltà, però pian piano ha portato dei grandi risultati. Ora tocca a noi essere all'altezza di quella gente lì, di quei padri fondatori lì. Senta, la cosa che ha detto lei prima, che è di grandissimo interesse, come tutte quelle che lei ci sta offrendo, mi fa venire in mente una cosa. Adesso lei è un ragazzino rispetto a me, fortunatamente. Cresciuto, diciamo. No, è un ragazzino, insomma. Poi lei è medico, chissà cosa prende per mantenersi così giovane. E che oltretutto... Alimentazione romagnola. Sì. No. Adesso a me viene in mente, guardi, io quando ero ragazzo, i leader della politica erano Moro, Fanfani, Berlinguer, i grandi del pensiero liberale, Malagodi. No? Quando li ascoltavi, in tutti loro sentivi una sorta di ritenzione nei confronti del Nord Europa, e cioè i popoli nord europei erano vissuti come popoli mercantili, proprio rispetto, come posso dire, alla tradizione, chiamiamola così, rinascimentale, poi risorgimentale italiana, del pensiero, c'era in tutti loro una sorta di
come posso dire, di distanza, che non aveva nulla attualmente di etnico, no, era un fatto, certo, culturale. Sì, è rimasta. È così. Secondo lei è così ancora? È così ancora, sì, sì. È così ancora, si avverte spesso questa due Europe, l'Europa del Sud e l'Europa del Nord, con la Germania che è un punto di snodo fra queste due tendenze, no? Per esempio, adesso noi abbiamo una data che nessuno ancora, cioè, rapporti con la Cina, no? L'11 dicembre 2016, quindi fra pochi mesi, sono 15 anni da quando la Cina è entrata nel WTO, che è il commercio mondiale, l'Organizzazione del Commercio Mondiale. Quel trattato lì prevedeva, dopo 15 anni, quindi che scadono adesso, passano presto gli anni, la possibilità per la Cina di ricevere lo status di economia di mercato, il che vuol dire che tutti i dazi, le barriere doganali che proteggono e tutelano oggi i nostri prodotti, e spesso sono prodotti italiani, cadrebbero con un'invasione di prodotti, ma sto parlando delle ceramiche, ad esempio, l'altro giorno parlavo con Sassuolo, le piastrelle, le ceramiche, sto parlando delle biciclette, sì, in Romagna, le biciclette, certo. Della chimica, dell'acciaio, della carta, cioè tante produzioni. Ecco, noi italiani cerchiamo alleati, li troviamo spesso nell'Europa del Sud per dire noi siamo per la concorrenza, noi non abbiamo paura di nessuno, siamo disponibili, siamo per il libero mercato, ma a parità di condizioni. Quella cinese è ancora oggi un'economia di Stato, un'economia guidata, un'economia pompata, quindi non c'è un vero libero mercato, quindi noi dobbiamo in questo caso, facciamo bene come Europa, a difenderci rispetto a queste produzioni, a questa concorrenza sleale. Così non è per i paesi, ad esempio, del nord Europa, che hanno interesse invece a comprare e vendere. Sì, questo è. Non producono più niente. Vediamo un'altra immagine, se il nostro regista ci aiuta. Qui è con dei giovani. Dei giovani, ecco, dei giovani, sì, che ogni tanto mi vengono a far visita, alle scuole, soprattutto ragazzi, al Parlamento Europeo, perché c'è tutto. Questo è molto interessante, un sistema organizzato per accogliere, poi questi ragazzi vengono accompagnati, gli si spiega, perché l'Europa, dicevo all'inizio, è sconosciuta, c'è un problema di alfabetizzazione, bisogna far conoscere, anzi nelle nostre scuole si è parlato tanto di buona scuola, ci dovrebbe essere un insegnamento obbligatorio delle istituzioni europee, non è possibile che nelle scuole italiane i nostri ragazzi in maniera sistematica non studino il funzionamento dell'istituzione europea, da cui dipende. Il programma europeo che ha avuto più successo è il programma Erasmus, cioè un programma che permette, fra l'altro una buona notizia, è stato rifinanziato, 15 miliardi di euro per i prossimi 7 anni, aumento del 40% rispetto alla programmazione precedente, che permette a 4 milioni di ragazze europee di andare a studiare, fare dei tirocini formativi, lavorativi in Europa. È la faccia bella, diciamo, dell'Europa, per cui veramente, ma è così poi, cioè i giovani, certe barriere, certe chiusure, certi muri, coi ragazzi cadono, il Parlamento Europeo brulica di ragazzi e di giovani. Senta, a proposito, perché prima lei faceva riferimento, dunque lei, non vorrei sbagliarmi, ma lei è figlio di contadini? Certo, coltivatori diretti. Certo, la diciamo come... Primo di 5 figli, ecco, 3 ettari e mezzo, 3 ettari e mezzo, sì. Quindi un piccolo fazzoletto, siamo andati tutti a scuola, come si dice dalle nostre parti, abbiamo avuto tutta la nostra educazione, con quel fazzolettino di con terra. Con 3 ettari e mezzo. 3 ettari e mezzo. Allora, sua mamma faceva da mangiare benissimo? Sì. Allora... Ancora, sostanzialmente. No. Sì. Sua moglie, dottore, oltre a essere molto più bella di lei, me l'abbiamo già detto, e avere infatti... Questo è un dato acquisito. E avere infatti potuto... È per quello che l'ho scelta, no? Esatto. Era più bella di mettere me, al mondo le due bellissime ragazze e anche una cuoca. Allora voglio capire... Non c'è male, effettivamente. Lei, come sì. Se, lei a Bruxelles mi dica, perché io sono stato a Bruxelles un paio di volte negli anni... Non sono mai riuscito a mangiare qualcosa di commestibile. A Bruxelles si mangia male. E lei come se la cava? Allora, eccetto ovviamente i dolci, il cioccolato, certo, sì. Il pane francese. Sì, sì. Potete staccarne con gli umidi. Ah, io me la cavo, diciamo,
Tanto non mangio molto, anche perché lì si corre veramente, no? Veramente le giornate spesso si salta tranquillamente il pranzo, ma vado a cercare pizzeria da Antonio, ristorante da Vincenzo. Quando posso cerco un po'... No, adesso sto pensando a sua madre, no? Sì. Che quando pensa, adesso sto scherzando ovviamente, quando dice mio figlio, siamo cresciuti con un po' di ritrattere e adesso quando parla lo traducono simultaneamente in 28 lingue, no? 24. 24 lingue, sì, no? Sì, sì. Sua madre, ci faccio un raccontino su Facebook su questo aspetto. Mamma è una donna straordinaria. Me l'immagino. La prima lingua che ho imparato io è il dialetto, perché... Quando sono nato io avevo delle zie anziane in casa, era così, forse è stata l'ultima generazione. Poi l'italiano si imparava a scuola materna, all'asilo, quindi... Allora, su questo racconto, diciamo così, intimista e quasi commovente, ci fermiamo per l'ultima volta. Quando torniamo, fra un paio di minuti, la tormento su un tema, i finanziamenti europei, perché so che addirittura lei ci ha scritto un libro su come facilitare e conoscere l'accesso ai finanziamenti europei, vero? Sì, una piccola guida, adesso non ho scritto, ho raccolto informazioni utili. Adesso diciamo. ne parliamo fra... Anzi, adesso lo faccio vedere immediatamente, finanziamenti europei guida, no? La cosa tanto ha già fatto una cosa utile, lei, da quando è... Perché le dico la verità... Lei sa che mi occupo di economia per mestiere, è la prima volta che vedo un vademecum così rapido, spigliato e facilmente comprensibile. Ne parliamo. Grazie. Quando torniamo, state con noi. Volentieri.